Salve a tutti ragazzi dal vostro Mazinga Zetto e bentornati su The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb, version 1.666, Eternal Edition. E cominciano i cazzi, perché cominciano i cazzi? Perché tecnicamente io sono praticamente un po' in più di metà strada, perché ho fatto Isaac, ho fatto Maddalena, ho fatto Caino, ho fatto Giuda, ma praticamente sono più lontano che mai, perché mi manca la merda, e la merdissima. Non so quale sia peggio, sinceramente. Proviamo con la merda, perché mia mente è meglio. Eva. Almeno Eva parte con due cuori. Il danno più ridicolo e infimo che possa esistere. Ma infatti io non so come farò a sopravvivere nel primo. Il primo piano sarà complicato. Allora, Eva, che personaggio è? È molto veloce. È come veloce come Caino, mi sembra. O un pelino più veloce. Ma ha il danno più basso di... Mi sembra che abbia metà danno di Isaac. Quindi il danno sarà una cosa fondamentalmente importante da trovare. E dato che non sto mai trovando danno nella mia vita in queste run, la vedo brutta. Minchia, 4 lacrime per uccidere questi? 2, 3, 4 lacrime. Madonna. Poi, Eva, cosa di particolare? Parte con due cuori rossi. E... parte con due oggetti passivi, la Lore of Babylon, che si attiva quando scendiamo a un cuore rosso e fa entrare in status di demone e diventiamo più forti. E l'uccellino morto, quando prendiamo danno in una stanza, l'uccellino si staccherà dalla nostra testa e andrà ad attaccare i nemici, che non è male. Il problema è che vorrei... cioè, il casino è, Eva va giocata a bocca vita, che poi è anche un contrassenso tecnicamente, ma l'uccellino morto si attiva solo quando si prende danni, ok. L'Aura of Babylon si attiva solo quando si è a un cuore rosso di vita. Quindi possiamo anche non avere cuore rosso e avere solo cuore di fede. L'Aura of Babylon si attiverà comunque. Il problema fondamentale... ti hai deciso che stai lì? Dai, muoviti. Vabbè. Il problema fondamentale, il problema serio fondamentale, è che sto stronzo non si vuole far colpire, io non c'ho danno. E quindi ci metteremo una vita ad andare avanti. Oh, finalmente. Il problema fondamentale appunto è che non avendo un danno del cazzo e i due power up che ha con cui parte di base si contraddicono tra di loro. Uno richiede di avere poca vita e l'altro richiede di averne tanta, perché in modo da farsi colpire o comunque essere colpiti e poter resistere ad avere un aiuto. Quindi non è proprio un personaggio molto intelligente. Parte con due cuori. Il problema grosso, ragazzi, è il danno. Non fa danno. Però da quanto ne so, almeno nella versione prima della 6.6 sicuramente era così, ha una chance aumentata di trovare cuori di fede. Proprio per il fatto che è un personaggio inutile. Come il suo compagno, degno compare Sansone, capiamoci. Tra i due forse preferisco Eva, perché nel gioco normale si può stare a bassa vita, si va in Lore of Babylon, si fanno patti con Satana e boom, a posto. Entri in modalità perma Lore of Babylon, cioè Lore of Babylon permanente, e va tutto bene, nel senso, non hai troppi casini. Perché comunque... Mori. Ok. E oggetto di merda. Attack Fly. La mosca blu che gira intorno a me fa un po' di danno, tra l'altro molto poco, ai nemici. Bene. Giusto, con la E si mettono le bombe. Qualcosa di buono? 3 centesimi. Grazie, davvero, davvero grazie. Come ripeto, il problema grosso sarà il danno, perché non ne facciamo assolutamente. E come hanno dimostrato le scorse partite, io tendo a non trovare danno. Tendo a non trovare aumenti di danno. Ah, bene. Tendo a non trovare aumenti di... sono morto. E il problema fondamentale adesso è questo. A mezzo cuore c'entra in North Babylon, non a uno. L'hanno cambiato? Ha cambiato. Il problema grosso è questo, ragazzi. È... non facendo danno, ci metto un'ora e mezza a uccidere i cazzillini che... qualsiasi cosa ci metto un'ora a ucciderla. Ok, hey. L'uccellino morto quantomeno sta facendo il suo sporco lavoro. Nel senso, fa male. Ancora te. Il problema è che nell'Eternal Edition, appunto, trovando 1000 cuori eterni, la tattica di giocarla in Perma Hour of Babylon, praticamente la potete prendere e buttare fortissima nel cesso. Perché non potete. Trovate un cuore eterno ogni 2 minuti. Sì, ok, potete non raccoglierli, ma è uno spreco. Quello si uccide da solo, vero? Bravo. Mi dà anche una bomba, tra l'altro.
Minchia, tra poco mi faccio colpire come un piccio, versione 2.0. Ok, forza, bene. Una bomba. Ho preso poco danno, solo, poco danno, ho preso un cuore intero contro Famine. Solo e solamente potevo prendere di più, non l'ho preso per il motivo che almeno l'uccellino fa il suo lavoro. L'unico motivo per cui sono ancora in vita è che c'avevo l'uccellino, perché per me l'ha ucciso da solo Famine. Io penso di averlo colpito una volta. 1, 2, 3, 4. Madonna, 4 lacrime. 1, 2, 3, 4. Ok. Salve! Ecco, il problema grosso anche delle strettoie è sempre quello, non faccio danno, quindi devo pregare Allah, Vishnu, Krishna e Geova, qualsiasi divinità falsa esista. E con questo non voglio insultare nessuno, è una battuta. Grazie, grazie, perché è stato fondamentale. Vi ringrazio. Dai, 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 un qualcosa di buono magari. Le mosche non tolgono un cazzo, ovviamente, perché non tolgo un cazzo io. Lucky Foot. Tutte le pillole sono buone. Tecnicamente abbiamo un luck up. Non è il massimo, eh. Non è questo che mi serve. Mi serve fare male. Non esiste una pillola damage up. Esiste un tears up che, diciamo che abbastanza aiuta lo stesso, ma cos'è? Of Diamonds, posso avere 18 centesimi. E facciamo che se vado al negozio e poi decido se usarlo o meno. Facciamo sta bella cosa. Non sei eterno, la cosa mi rincuora perché ci metterò una vita a ucciderti. Il problema è quello. Perché non faccio una minchia di danno. Le tue mosche ti faranno da scudo. Grazie, Forever Alone. Per il culo, probabilmente, ma Forever Alone mi sta aiutando. Perché non. Cioè, sembra quasi che io stia cercando di spedirci. Adesso sì. Cercavo di mandarcela a Forever Alone. No, avevo solo culo che ci andava per i cazzi suoi. In teoria non ho preso danno contro il boss. Sarebbe bello avere un patto con Satana. Grazie. Tra l'altro, Pageant Boy. Veramente, grazie. Vabbè, adesso è abbastanza d'obbligo andare al negozio. Decisamente d'obbligo andare al negozio. 25 centesimi. Prima di comprare qualcosa uso anche il 2 di diamanti, così ho 50 centesimi belli e pronti. Potremmo giocare all'arcade, in effetti, eh? Cosa mi può dare? Scatol, che non è marcio. Borsetta di mamma. Vedete qual è l'inculata? Che mamma te la dà gratis. Ma avendola trovata qui, mi sembra che non la dia più. Quindi, 2 diamonds e compriamo la borsetta di mamma e ci compriamo un cuore di ferro. Ok. Pam 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 Arcade. Anche perché avendo Lucky Foot, in teoria, il gioco di sto bambino stronzo, in teoria, perché sembra di no, ha più chance di ho più chance di vincere, invece del no. Stranamente. Invece del 33% di chance ho il 50%, ma non mi sembra funzionare molto bene. Su 3 neanche una. Non è bello, eh. Lucky Foot. Quindi è buona per forza. Full health. Peccato. Oh, niente. Minchia, su 4 volte 0. Cioè, meno male che la chance aumenta di darmi roba. Meno male. A sti cazzi. A sti cazzi. Un po' di soldi, no? Il dollaro. È raro da trovare. Oh, ma non mi dai proprio una minchia, mi ha dato due soldini. Scatol. Mi sa che tocca stavolta, vero? No. No. Cioè, adesso vorrei quasi scatolla a un certo punto. Dammi qualcosa, porco Giuda, dai. Ok. Dei cuori. Ok. Non taglio, perché sinceramente non. Cioè, speravo di restarci poco. Bombe. Dovevo diventare troll bomb, quindi non è che sia una meraviglia. Vabbè, ragazzi. Famo che taglio, eh? Ci vediamo tra un attimo. Proprio un attimo. Perché. Scatol! Dollaro! Ma guardate, io ci butto un cuoricino e mezzo. Ok, basta. Non mi ha dato niente. Maledetta.
Ah beh, almeno mi sono ripreso i cuori. Niente, andiamo avanti. Niente, andiamo avanti, vediamo cosa c'è di bello. Comunque, vorrei far notare che su due piani interi neanche un aumento di danno, eh. Ma per dire, cosa ho trovato? Ah, ho trovato Forever Alone, Lucky Fruit, Cube of Meat, Scatol, Dollaro, cose tutte proprio suppellettili ho trovato. Ma io sto sognando di uccidere sto coso perché. Mazza come va veloci. Ma vanno veloci perché il framerate era ucciso perché c'era un nemico eterno? Può essere, eh? Tu cosa sei? Perché mi sembra che Lucky Foot faccia. Ah, cazzo, porco. Meno male che ho scatol. Meno male che ho scatol. Perché Lucky Foot non identifica le pillole. Dà solo che le pillole sono tutte positive. Ok, è andata bene. Quindi, oh, che bella avere scatol. Devo usarla. Ovviamente, avendo il Lucky Foot, mi capitano le pillole che fanno schifo. Giustamente. Giustamente, lo volevo dire. Non datemi pillole forti, perché c'è un power up che serve solo a quello, praticamente. Cioè, non fatemelo usare bene, cazzo. Porco giuro. Cioè, finora ho trovato un full health. E un I found peace, grazie, gentilissimi. Con i miei 99 centesimi potrei entrare in ogni negozio mondiale. Il problema è che non ci saranno sicuramente delle stronzate. Alle catacombù non ci sono le teste di mercante? Ok. Che ucciderò tra un'ora, più o meno. Considerato il danno che faccio. Ehi, testa? Testa? No. Testa, però. Giù, dai. Sei morto. Non ci vado adesso, ci vado tra un po'. Quando sono così, le rane mi viene quasi voglia di spegnere. Abele, serio. È il famiglio più inutile della storia. Cioè, veramente, vorrei che qualcuno di voi mi dicesse se seriamente mi è riuscito a usare Abele. Perché non è utilizzabile in maniera intelligente Abele. Cioè, spara con troppo delay e con troppa lentezza e non toglie una minchia, soprattutto rispetto a voi. Sì, io vorrei capire se veramente i frame rate che va puttano sono loro che si incastrano nelle texture a caso. Cioè, devo veramente uccidere col cubo di carne con la Forever Alone, perché sennò non ci vuole. Vedete che si bloccano? Chiave teschio. Sono pieno di soldi, quindi non me ne faccio niente. Pillole, luck up. Non mi porca puttana. Tutte le pillole, eh. Cassa dorata. Missing page. Inutile, come la merda. Bene. Chi di voi non lo sapesse, la missing page ha il 7% di possibilità quando vengo colpito. 7%, sentite questa percentuale altissima. 7% di attivare l'effetto del Necronomicon quando vengo colpito. 7%, eh. È così buono che non ci credo quasi. Ah, voi siete completamente, cioè, armless per me. Perché non potete fare nulla. Anche se vi tocco. Anche se vi tocco. facciamo così. Diciamo che vi colpisco da molto vicino. Il danno dove? Quando l'ho preso danno, scusate. Ah, riceve danno comunque quella lì. Ok. Come ho fatto a prendere danno? Che lui non mi può fare male. A contatto e le mosche non mi possono fare. Anch'io continuo a chiedermi. Mi faccio queste domande esistenziali io. Stanza maledetta, cosa c'hai per me? La minchia, immagino. Due. Ah. Mezzo cuore. Che alla fine non è nulla perché ho tanta vita come prima. Ho esattamente la stessa vita di prima. Tre cuori interi. Grazie, grazie, è stato veramente fondamentale. Tu chi sei? Bled Dovum. Oh, Rocciatin. Gesù. Gesù. Cristo. Meno male che gli ho fatto male. Meno male che è lento in culo. Questo. E dove mi metto, cazzo?
culo. Ma dai, ho preso danno solo ai cuori blu. Porco. Perché no? Danno e vita. Sì, il danno è. E il danno adesso è quello base di Isaac. Che bello. Parte con Satana. No, Ma c'è un algoritmo nell'Eternal Edition, è più difficile ottenerli. Ah, beh, la $3 bill. Quando mi servivi, puttana, non arrivavi mai, c'è un algoritmo che nella Eternal Edition trovare un patto con Satana c'è la stessa possibilità che, non so, Sara ti torni sobria, praticamente, non saprei. Perché ho una X quando sparo una lacrime? C'è una X sulla guancia, se notate, di Eva, sulla... in basso, vedete? In basso a destra c'è una X che appare quando chiude gli occhi, quando sparo una lacrima, vabbè. La vita per uccidere sti cosi, perché Abele è estremamente fondamentale in queste manovre. Grazie Abele, grazie ancora. Cosa fa più quello eterno che non rammento? Ah, quelle spettrali. Ah, può scivolare praticamente e esplodere in mille pezzi, ok. E non muore? Perché potrebbe essere che non ho il danno sufficiente, ah ok. Tu ne spari tante di mosche. Uccidiamo prima te perché sei fastidioso, più che altro. Ci metterò una vita a uccidere te. Diciamo che uccido prima te. Ok, ragni, certo. Dato che le mosche non possono farmi male, tu hai deciso che spawni i ragni. Giusto, mi sembra normale. Wooden key è la rusted key. Ah, giusto, ho la borsetta, quindi posso portarne due. Due totalmente inutili, Gesù Cristo. I cali di frame rate in questo gioco non esistono assolutamente. I gen è 10 out of 10. Ma porco città. Cioè, quanti FPS sta facendo in questo momento? Secondo me sarò tipo a 10 FPS. No, teleport non esiste. Ultra Pride. Io non vorrei dire, Voi sapete chi sono questi due, vero? No, per dire, Se voi sapete chi sono questi due, capite perché questa è una bullshit gigante. Perché mentre Edmund, che è quello grosso, quello lì verde, è esattamente forte come prima, cioè non è cambiato assolutamente nulla in Edmund, Florian invece no, adesso è Gesù, probabilmente... fortissimo, schifo, spara quella raffica incredibile. Vabbè, ma io non sto a commentare perché sarebbe inutile. Mi ha tolto un cuore e mezzo la striscia. Ok, sono morto. Ho fatto quasi un po' apposta, perché non avevo più l'anima di giocare. Andiamo al menu. Blue Baby, dove sei? Vai. Tanto incazzarmi per incazzarmi, usiamo Blue Baby. Ovviamente mi capita il Cellar perché è più divertente. Cuore rosso, mi ci pulisco. Grazie! Mi verrebbe da commentare con una citazione della principessa Mononoke. Ma mi trattengo, facciamo che mi trattengo perché sennò devo censurare il video. Già non ho voglia di vedere questo gioco, quindi... Perché sì, adesso che capisco i nemici e tutto il resto, è ingiusto, comunque è ingiusto, ma è abbastanza fattibile se hai un culo rotto o se sei coreano da paura, per quanto riguarda i personaggi principali. Principali, sì, personaggi utili. Con questi io non... cioè... E io, non avendo io un culo rotto, perché... Forse nelle run dell'Eternal Edition finora sono stato una volta OP. Cioè, tutte le altre volte ho dovuto sudarmi il culo per arrivare alla fine. Tua madre è troia. E... quindi non lo so. Quindi, boh. Cioè, il fatto è che trovare Midden and Rebirth... come posso spiegarlo?
Nel Rebirth ha un aumento di danno. È quasi impossibile avere una run, porco, senza trovare un aumento di danno. Neanche uno. Non è possibile. Dio. Qui invece è praticamente la norma, non avviene aumento di danno in Eternal Edition. Anche in Isaac normale succedeva ogni tanto, ma qui è veramente a livelli... Salve. Ma qui è a livelli che non è leale giocare. Ed io, poveraccio. Salve, Flaming Hopper. Mi sa che io finisco qui. Quest'idea che io finisco qui. Salve, Flaming Hopper. Salute, Flaming Hopper. Morite, Flaming Hopper. No, Flaming Hopper è ancora vivo. L'Eternal Hopper è morto. Ehi. Ehi, qua sotto. Ehi. So che puoi fare dei salti che sono mezza mappa. Questo sono un po' preoccupato di venire tanto vicino. Ah, so che sei morto. Ok, grazie per tutta la caterba di cuori blu che mi stanno sommergendo. Veramente, non so come farò con tutta questa salute. Io ho detto bene oggi, ma sì dai, giochiamo un po' l'Eternal Edition. Devo farmi i cazzi miei e giocare a qualcos'altro. Non lo so, anche giocare... Che cazzo ne so, a prendere il coltello, lanciare un coltello in aria, acchiapparlo al volo con i denti, cioè... Qualcosa di più utile per la comunità, proprio. Tirare le pietre giù dal cavalcavia, queste cose qui. Puttana! Grazie per la chiave. Vediamo se riesco... Se il gioco riesce prima a uccidermi o a darmi un power up di merda. O anzi, sapete cosa sarebbe molto figo? Il fatto che adesso io andrò nella stanza del power up, se mai ci arrivo vivo, cosa che può essere di no. Ma se arrivo vivo, entro nella stanza del power up, magari ci sarà un power up. Secondo me non c'è un power up, come dire, medio. O c'è una figata o c'è una cazzata allucinante, in modo che, grazie. O mi incazzi a merda... questo è un bel power up. Penso che abbassi il danno. Se no. Mentre te... nel Breath of the Lamb sarebbe stato l'oggetto più inutile della storia. Ma chi se ne frega. Tanto abbiamo deciso che devo perdere, no? Ok. Più che altro perché ho detto magari Florian ha detto... Macmillan nel Rebirth ha reso questo oggetto non una barzelletta, ma qualcosa di effettivamente utile. Cioè, ci ha messo anche un damage up insieme. Magari facciamolo anche noi. Cioè, prendiamo qualcosa di buono. Non credo. Posso spawnare boss Eternal qua? Non credo. Cioè, non lo vedo corretto, perché c'è l'arena Eternal. Non lo vedo correttissimo il fatto che qui spawnino boss Eternal, sinceramente. E volete morire, per favore? Grazie. Grazie, Ok. Stavo un attimo rompendo la minchia, ok. I won't give up. Ok. Basta. Grazie. Bomba! Bomba! Senso. Movimento. Scusate. Immaginavo non esplodesse questa. Due cuori di fede. Yay! Prolunghiamo la nostra agonia ancora per un po'. Vai! Grazie, gioco. Chissà chi è il boss. Chissà quante bestemmie dovrò tirare. Mostro! Sarai sicuramente quello eterno, vero? Salve! No! Ti ho appena fatto il culo, tra l'altro. Per dire, non è per essere cattivi, ma... La poop lo sto usando ogni tanto, nel senso, caso qualcuno mi dice sì, ma non stai usando la poop. La sto usando. Notate la sua utilità, veramente... Speechless. Sono anche messo bene. Un aumento di vita, grazie. Totalmente non serve un cazzo. Il problema grosso anche di Blue Baby è che non può fare fatti con Satana, perché tre cuori di fede è tutta la mia salute. Quindi sti cazzi. Andiamo giù. Tra l'altro sono anche messo, cioè, ho un
Ho un danno aumentato, penso più o meno sono al danno di Kaino, ma una velocità di fuoco allucinante. Quindi in teoria, cazzo, sarebbe una bella partita tecnicamente. Che power up ho trovato finora? Ah, Jesus Juice che aumenta il danno, ecco, perché dicevo, che cazzo è che aumenta il danno? Sapete che forse allora il Team Mushroom non è più un attack, un damage down? Forse. Forse, eh. Tu e tu. Vediamo. Tanto mi toccava farlo prima o poi, eh. Dimmi che non sei eterno. Sei eterno. Ma porca puttana, troia. Wow. Wow. Holy shit. No, 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 no,
forse Eternal Girdy non l'avevo ancora trovato. Ok, Gesù, io come schivo questo? Ah, ok, ci sono, ci sono. Mi devo mettere sul ciglio praticamente di Ok. Sei una troia. Sei una lurida troia. Sappilo. Che peggio poi sei una troia. Nessun patto con Satana, ma che comunque anche volendo non posso fare. Perché costa tutta la mia salute. Slot! Non sei eterno, sei slot. Un normalissimo slot. La testa a marcia di Bob me la potresti dare, eh. Tanto, nel senso, non ho certo un oggetto migliore su barra spaziatrice. Non mi darebbe fastidio avere la testa a marcia di Bob. Certo, è una cioè, non è niente di che, però, sempre qualcosa, no? Grazie per avermela data. Spade sono le bombe, credo. Cosa mi dice che Spade sono le bombe? So cosa, eh. Porco! Sorrino Maggie, ciao puttana! Cosa mi dai? Tantissimi soldi! Non posso entrare al negozio però! Perché non ho chiavi! Fanculo! Ah. Porco Giuda! Bastardo, morissi. Salve. Salve. Com'è? Va bene? Salve. Madonna santa! Fino a qua è arrivata l'esplosione. Cioè, probabilmente metà stanza esplode. Riassumendo. Ok. Wow, calmini, eh. Calmini, buoni. Date buoni. Arena, cosa c'è di inutile? La cassa dorata, non ho chiavi, puttana. E invece ce l'ho speso, sono chiavi, giustamente. Perché io non mi ricordo mai una minchia. Ma perché Spade, devo collegarlo a spade sottili. E tua madre, però. Allora. Sì. Basta. Non uso l'ultima chiave là, perché se non ne trovo altre, mi attacco a sta funcia di quelle serie, proprio a sta grande funcia. Grazie per il cuore eterno, che si trasformerà in un fottutissimo cuore normalissimo di fede. Grazie. Oh, birbante. Quanto sono birbanti questi nemici? Sono come il signore, proprio. Grazie. Un cuore intero di vita. Questa è una stronzata. L'avete chiaramente visto tutti perché il gioco è andato a frame, come al solito, e quindi l'avete visto. Non era eterno sto nemico qua prima che uscisse, prima che entrasse nella stanza, non era eterno. Stronzo, bastardo, gioco trolloso di merda. Allora. Un'arena eterna, la quale mi avete detto che non si può scappare, quindi anche avendo un teleport o qualcosa non lo posso usare. Cosa c'è? Grazie, gentilissimi. Porco Giuda, maledetto e traditore. Ma io ti voglio tanto bene, Giuda. Sei il mio apostolo preferito. Pestilence. Quindi cubo di carne. Bene. Fatto col diavolo, no, perché non li posso fare. Perché Gesù mi ama. I was thinking.
Creep. Creep ovunque. Dio, 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 Dio. Dio. Grazie per il fatto con Satana. Dammi Krampus, così mi uccide. No, peccato. Potrei suicidarmi, eh. Potrei tanto suicidarmi. Ma perché non esplori tutto il piano? Perché me ne batto la minchia. Sto cercando di morire, non so se me ne state accorgendo. È un peccato, perché non sono messo neanche così male, ma... Cioè, cazzo... L'Eternal Arena, che da oggetti del patto con l'angelo, mi dà il cazzo di scapular di merda? Dai, porco Giuda. Per non dire dell'altro. Cavalieri, certo. Certamente, porco... Uccellino, per favore, fai tu. Che io ne ho veramente per... Uccellino! La Madonna, dai! Ok. Forza. Sparate tutti, anche ai famigli, forza. Famo se male. Cazzo di eterna l'arena del porco con lo scapular. Capacità di movimento uguale a zero, nemici da tutte le parti. Ah, quanto mi piacciono queste stanze del dio. Ah, dio, 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 santissimo. Allora. Lei è un nemico blu e là c'è un nemico eterno. Quindi, cosa succede adesso? Che vi uccido, perché siete chiusi all'angolo. È un po' che non mi capita. No! No! Lei no! Allora, calmi e lo uccidiamo così. Non so perché non ho preso danno, ero fuori dal range probabilmente. Grazie per l'utilità. Dici bombe, mi ci gratto fortissimo il culo. Giù. Allora, è chiaro che questa parità non ce la possiamo portare a casa. Ma se vi divertite a vedervi sclerare, che è penso l'unico motivo per cui potete guardare questa serie, solo per quello, credo, io vado avanti per voi, eh. Cassa bomba. L'avevo appena detto, mi sembra. O l'ho pensato, o l'ho anche detto, non lo so. Che era un po' che le bombe normali non diventavano troll bombe, dio. Femrate, dai, non morirmi qui. Follow me to the oblivion. Porco. Dove cazzo sono le stanze speciali? Mio dio. Mio. La 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 la. È ubriaco e son felice. La la la. Siamo qui ancora molto? Cioè, volete? Ok. Boss, power up. Mi faceva schifo, darmi un power up. Ah, quando viene colpito inizia a rilasciare creep, il figlio della merda. Bene, va a sapersi. Ah! Spara, tra l'altro. Bene. Uccellino. Uccellino. Bravo uccellino. Ah, io sparo così, non mi muovo. Io so che quel negozio c'è tipo super grid e quindi voglio morire da lui, se possibile. Dammi soldi. No, non ci avevo preso, però dai, non... Bene ragazzi. Prima di bestemmiare fortissimo, la puntata finisce qui, probabilmente farò uscire qualcos'altro il giorno che esce questo, perché questo non è un episodio degno di questo nome, e ci vediamo alla prossima, ciao!